Ciao ragazzi, bentornati sul canale, bentornati su For Honor. Oggi andiamo a continuare la nostra storia e siamo arrivati praticamente al quarto capitolo, cioè al capitolo 1 dei Cavalieri, però la quarta puntata. Andiamo immediatamente in modalità sempre normale perché non ci piace strafare. Spero che ci sarà finalmente... Vai, inizia, tu inizia, sì, conferma, tranquillo. Sono pronto a qualsiasi cosa. Combattimento, gli attacchi a vuoto e parati consumano più resistenza delle finte o degli attacchi a segno. Mi sembra una cosa abbastanza ovvia. Non so che puntata aspettarmi. Finalmente ci sarà un attacco nei confronti dei nemici. Fino a questo momento ci siamo sempre solo difesi. Nell'ultimo episodio abbiamo visto praticamente la comparsa di un misterioso combattente che, nonostante il polmone perforato, lui proprio, lei non faceva una piega e quindi continuava a combattere come se nulla fosse. Il che mi lascia molto perplesso su quello che sarà il proseguio delle puntate. Però vediamo un pochino cosa ci riserverà questo episodio 1.4, il quarto capitolo. A Valkenheim stava già cadendo la neve. Bene. Mi piace la neve. Ma andammo comunque. Perché? Perché dovete andare? Certo, guarda lì, eh. Tu con quel casco vedi tutto. Io con quel... sono Holden Cross. Come comandante dell'avanguardia dell'Ossidiana, aspetta a me fare strada. C'è troppa calma. Ah, siamo con il tipo lì. Ma vi ho visto da un'ora comunque, eh. Abbiate pazienza. Un'imboscata. Proprio quello che speravo. Ok. Ok, vai, ci penso io a questo perché se aspetto a voi... Questo non l'ho mai utilizzato, questo eroe, tra l'altro, quindi non so cosa aspettarmi. Aspetta che mi stanno letteralmente infilzando con le frecce, il che risulta molto... È cattivissimo questo, però. Guarda come lo alza. Aspetta che a questi qua ci devo pensare per forza io, perché voi... Suppongo che... Guarda com'è cattivo. Ragazzi, però... almeno un colpo a segno ogni tanto. Ah, c'è ancora questo, vai. I colpi pesanti, io adoro i colpi pesanti in questo gioco. C'è ancora un arciere. Guarda qua come lo infilziamo. Lo infilziamo e lo alziamo. Ok, prendiamo questo qua. Direi di sì. Ok, finalmente c'è un eroe un po' più... difficile da affrontare. No, in realtà no, perché... No, ma tu sei più scarso di tutti. Sei il più scarso di tutti. Ma perché guarda quello invece di darmi una mano? Esecuzione, vai. Cattivissimo. Ah, continua. Ah, hai capito cosa fa. Uno, due, e poi lo sbatte a terra e... Ragazzi, dai, ma è un arciere. Non riuscite a uccidere. È una cosa veramente imbarazzante. Un arciere. Ci penso io a questo, aspetta, tranquillo. Mi perdoni, ma ho provato a salvarlo, ma non c'è stato verso. Questo è un po' complicato. Aspetta che io non so le mosse del tizio in questione. Aspetta, mi faccia parare. Ok. Ma perché guardano invece di darmi una mano? Inizio a... questo l'hai sentito. Vieni qua che ti affetto come prima. Vedi, perché lui qui ancora vive in realtà. Ma poi lo va letteralmente a... Ok. Ma perché non li sta... Buongiorno, sono nemici. Ma perché non venivano uccisi dal mio alleato? Per Valkenheim. Parata, lo so. Devo disattivare, lo dico sempre ma non lo faccio mai. Ok, niente, è caduto e quindi volevo fare... Continuiamo ad avanzare. Ok. Capirai, non servono a niente. Faccio solo. Guarda caso. Selvaggi. Mi
Bisognava fermare quelle catapulte. E tanto guarda, i miei soldati non è che sono molto utili. Aspetta che qua prendiamo anche noi la catapulta. Avanziamo. Quante sono le catapulte da fermare? Sono due. Non era un buon piano, ma non c'era altro modo. No, 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 no. Io ho capito cosa sta per succedere, quindi io me ne vado. E poi ti affronto. Non mi va di cadere dentro l'acqua. Eh no, eh. Ah ah! Hai visto? Che ti ho buttato dentro. Allora, saliamo. Sono due catapulte che continuano a dar fastidio. Equipaggi. Vedi catapulte. Devo fermare quella catapulta. Ok. Ok, e anche questo. Ok. Poi andiamo a selezionare questo. Oh, mi ha parato il colpo. Te l'ho parato? No, non te l'ho parato. Ok, così. L'ha parato, ma che cavolo. Questo è abbastanza complicato. No. Il nostro è molto resistente comunque, devo essere sincero. Ok, lo abbiamo disabilitato. Catapulta disabilitata. Qua abbiamo questo che... No, in realtà volevo quell'altro. Vabbè, dai, ormai. Allora, dov'è l'altro? Eccola là. No, 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 come prima, vero? No. No, mi freghi. Se vuoi ci... No, aspetta, devo selezionare. Mettiti tu qua dietro, scusa, eh. E vieni qua. Esecuzione, vai. Questo è anche nuovo, vedi, sgambetto e una bella... Ok. Allora, recuperiamo vita, ma non serve a niente. Più che altro vorrei... Se è vero, maggiore riduce, ok. Non ho letto, ma va bene così. Continuiamo. Ecco. Devo ammetterlo. Non lo voglio fare la parata. Le sono grosse. No. Ma questo già sta... Serio? No, io non combatto qua sopra, te lo dico. No, 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 io me ne vado. Non posso. Ecco, eccolo, eccolo, eccolo. Vai, saliamo, 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 saliamo. Io non rimango là sopra, te lo scordi. Perché so già che crolla tutto. Eh no, invece combattiamo qua, vieni. Combattiamo qua. Aspetta che... siamo tutti e due sfiniti. No! Mi ha fregato. Ma porca miseria. No, ragazzi, non ce l'ho fatta. Sono molto triste. Ma che è sta roba? Questo dobbiamo affrontarlo. È quello di prima? Perché non si muove? No, dai, si è buggato o è normale che sia... Ah, ecco, mi butta sempre a terra. Che cavolo però, sono stato sconfitto. Senti, io non vado là, non combatto sul ghiaccio che si rompe. Vieni qua, adesso proviamo. Ma quanto fa male. Devo parare, devo parare, devo parare. Non ho più vita. Non ce la farò mai. Ce l'ho fatta. Checkpoint. Devo unirmi all'avanguardia. Non so come, ma va bene. Abbiamo un po' barato perché all'inizio non... Da dove? Di qua, perfetto.
No, tu sei troppo scarso per me. Vedi? Vedi, sei già morto. So, sei troppo. Non sei al mio livello ancora. Allora, vediamo cosa abbiamo. Eravamo preparati per quei luoghi. Ok, siamo arrivati praticamente. Avrei forse dovuto dare al guardiano. Fammi arrivare qua. No, vabbè, questa invenzione è fantastica. Signori, vado avanti io. I numeri, noi la tecnologia. No, non mi spingete, fatemi passare, sono... No. Fate quello che volete, io me ne vado. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ragazzi, seguitemi! Siamo dentro. Checkpoint, vai. Guarda che testata che te la ricordi pure fino a Natale, tanto è vicino. Bravi, no, niente esecuzione, via, non perdiamo tempo. Allora, dove dobbiamo andare? Le scale, grazie. Meno male che ci sono loro che neanche le avevo viste. Devo trovare i comandi del ponte. Aspetta, vi do una mano. No! I comandi del ponte. Hai visto? Guarda caso li abbiamo trovati. Certo che l'attacco fa malissimo. No. Esecuzione, vai. Bene. Lui sta guardando mentre io sto facendo l'esecuzione sull'alleato, il che... No, ma continua ad uscire. Senti, io qua direi di... Sì. Ah no, c'è questo che non mi consente di... Aspetta, perché sono tanti loro, eh. Dobbiamo aprire assolutamente il ponte. Assolutamente. Ma perché non lo aprono i miei alleati? Tipo, guarda, ne abbiamo tanti. Perché... Vai, esecuzione, così non rompe le scatole. Ma con tanti alleati, perché nessuno fa quello che dovrei fare io in realtà? Ah, ok, dobbiamo tenere premuto, vedi? Guarda che lui nel frattempo... Guarda, nessuno che mi protegge. Veramente una cosa allucinante. Abbiamo aperto il cancello, finalmente. Il ponte. Entrate, vai, venite. Ah, quello di prima. La ferita tutto bene, spero, eh. Mi raccomando. È un po' inquietante la maschera, se devo essere sincero. Fa molto... Non potevamo lasciare degli uomini a guardia dei prigionieri. Eh no. E quindi? Ma è cattivissimo. Questo si ribella. Ci ha provato a ribellarsi, però. Fermo. Perché? Signora, questa belva ha ucciso 40 soldati, compreso Davis. Ma chi è Davis? Sai come distinguere un predatore da una preda? Non si può, a meno che tu non li veda lottare. E quindi? Quaranta. Molto bene. Cioè, lo abbiamo reclutato. Credevo che la sua selezione si limitasse a noi. Cioè, abbiamo reclutato quello che ha ucciso anche Davis, che non ho idea di chi sia Davis, però va bene così. Ragazzi, è stata una missione abbastanza, non dico semplice, c'è stato qualche problemino tecnico, soprattutto contro quella specie di boss,
che però insomma abbiamo sconfitto in un modo o nell'altro. Video terminato, io come sempre vi ringrazio per i like, i commenti e le visualizzazioni e noi ci vediamo con la prossima puntata. Mi raccomando, non mancate. Ciao!